Fabio Della Natta, BioDPI. Intervista surrealista. Si tratta di domande a cui tu dovrai rispondere senza conoscere le domande. Okay. Automatismo psichico, la prima cosa che ti viene in mente la spari, ok? Con possibili suggestioni, paranoie, critiche. Va bene. Si vede cameraman? Sì, tantissimo. Vai. Senza... possiamo rifarla, vero? Vai. No, era la mia risposta. Dicevi senza... possiamo rifarla, era la nostra scherza. Colatura di vernice rossa con del bianco un po' rappreso, rugoso e asciugato dal sole. La domanda era: che cos'è la mamma? Ah. Perché come ben sappiamo Anna Magnani ha avuto qualche problemino, la mamma l'ha abbandonata alle cure della nonna. Mm-hmm. E poi anche quando lei è andata a trovare in Egitto, dove si era trasferita in Egitto, giusto? Sì, sì, sì. Lei non si è mai riuscita a far troppo vedere bene. Quindi ripenso un po' alla tua risposta, che cosa ne pensi? Queste colature rosse, questa sorta di... Il rosso, il sangue, qualcosa di forte, di interiore, quindi sì, ci può stare con la mamma, c'è un rapporto non perfetto, che però credo che abbia segnato la Magnani che conosciamo. In molte biografie lei era nata ad Alessandria d'Egitto, invece lei ci teneva a dire che era di Roma, era nata a Roma. La tua prima risposta era stata senza, la possiamo rifare. Quella in realtà, stando all'automatismo psichico, era la tua ci prima risposta. Stare, che cos'è stare. La mamma? Senza, la possiamo rifare. Comunque andiamo al secondo... La seconda domanda che... Io bevo nel frattempo. Prego, vai con la domanda numero due. Concentrati e libera la mente. Io la penso, tu la stai sentendo, anche senza vederla. Vai. Ho un quadrato nero da cui togliere polvere per far uscire fuori il colore e quello che c'è dentro. Ah, questa è bellissima. Questa ha funzionato. Chi è Nannarella? Eh sì. Va benissimo, credo, perché è proprio questo personaggio della borgata che poi è diventato una diva, ha tolto la polvere, ha tolto il nero della borgata, anche se lei non ha mai ripudiato, rifiutato il fatto che era del borgo. Quel superamento del dolore, di un'esistenza sì. Parecchio dolente, nera per tirar fuori il colore, quindi la verità, ed è lei è la protagonista del neorealismo. Del no? Neorealismo, quindi sì. I colori della vita non adulterati, strappati al dolore. Sì. Qui quasi è stato bravo. Complimentati con te stesso. Sì. Che cosa diresti per complimentarti con te stesso? Bravo. Scatole di cartone riciclato messe insieme e trasformate dall'immondizia, se la vogliamo chiamare opera d'arte, non so, non sono io a doverlo dire. E la domanda era: che cos'è una ruga? Ci sta. Hai un aneddoto su Anna Magnani a proposito delle rughe? Lei ha detto, disse a un truccatore, disse non mi copri tutte le rughe perché ci ho messo una vita per farmele. Oggi si insegue questa bellezza effimera di bambole di cera e quindi è un bellissimo esempio, una bellissima storia, secondo me contemporanea, anche se sono passati più di 40 anni dalla sua scomparsa, però adesso è una donna che potrebbe ancora oggi avere il suo peso e cambiare dei punti di vista nella nostra società contemporanea. Il graffio dello street artist sulla sua creazione equivale, è un po' la traduzione anche concettuale della ruga del volto, sì. Della diva Anna. Che cos'è la cosa che ti ha colpito di più di questa figura? La sua spontaneità, la sua forza e il suo essere una persona vera anche davanti alla cinepresa, non come me. Che cos'è questa cosa? Ah, questa è uno spazio... No, questa mostra. Che cos'è la domanda che era sul foglietto? La domanda che è sul foglietto Concentri. Racconta, forse si chiede di me chi sono io, già ve l'ho detto, mi chiamo... No, non devi dire no. Domanda, devi buttare la prima cosa che ti viene in mente, devi lasciare liberare la testa, non sono domande che hanno...